Bellissima la 3 giorni di festeggiamenti per il matrimonio di George Clooney ed Amal Rangdin, davvero tutto perfetto, ma una domanda sorge spontanea. Quanto è costato tutto? Il Daily News ha fatto i conti in tasca alla coppietta ed ha quantificato una spesa totale di 13 milioni di dollari, ovvero oltre 10 milioni e 300 mila euro, secondo il cambio di oggi. Una cifra che è stata raggiunta per tutte le facilities che George ed Amal hanno voluto per i loro ospiti. L'attore e l'avvocato hanno speso solo di trasporto circa mezzo milione di dollari. È stato reso necessario il trasporto aereo a tutti gli ospiti, più il noleggio dei motoscafi con cui è stato possibile raggiungere il luogo delle celebrazioni. Per la sistemazione il conto è stato di circa 180 mila dollari. Tutti gli ospiti hanno avuto una sistemazione da 7 stelle super presso la Mancana Grande Venice. Una fornitura di tequila, seppur presa in casa dall'azienda produttrice della California, di cui è coproprietario con Randa Gerber, il marito di Cindy Crawford, è comunque costata circa 30 mila dollari. La sorveglianza è stata imponente. 400 tra bodyguard e guardie private per un costo di oltre 500 mila dollari. Cosa hanno mangiato al ricevimento? Un menù matrimoniale da fare invidia ai pascià. Aragoste, risotto, polenta e funghi, ostriche, caviale, fiumi di buon vino e champagne. Quanto a persona? Ben 750 dollari ad ospite per un totale da 100 mila euro. Ospiti che sono stati coccolati con gadget di ogni tipo fino ad un iPod con una playlist già precaricata, inserita dagli sposi. E per l'intrattenimento, George Clooney e Amal Rangdin hanno ingaggiato Lana Del Rey, che si è tenuta ad un repertorio classico. Sì, ma chi ha pagato? Il Daily Mail ritiene che la maggior parte delle spese è stata tutta a carico del magnate libanese Ramzi Lamoudin, neo suocero di George Clooney, che per la felicità di sua figlia non ha voluto assolutamente badare a spese. Chi se ne frega?